Rispetto alle altre regioni, la Calabria vanta molte persone che amano la bicicletta e il ciclismo, ce lo conferma? Ma certamente, moltissime persone amano la bicicletta e moltissime persone si sacrificano per la bicicletta. Il Giro a Mileto è un avvenimento importante, i risvolti per la comunità e per il mondo del ciclismo? Allora, è importante perché dopo 50 anni di duro lavoro siamo riusciti ad avere questa manifestazione, perché io ho dato tutto me stesso, tutta la mia vita a questo sport. Se lei pensa che sono stato anche presidente regionale per 2 mandati e avevo portato in alto il nome della Calabria. Io anche come presidente dello Sporting Club devo dire che la prima società ciclistica della Calabria è lo Sporting Club Mileto, che è riuscita ad organizzare per la prima volta una gara a tappe, una gara a livello internazionale, dico la più importante, perché quando dico importante al Mezzogiorno d'Italia parlo da Roma in giù. Questa manifestazione, che era la Costa del Sole, che veniva tutto il mondo, dagli americani ai francesi, ai tedeschi, ai russi, porta il nome dei vincitori come Berzini, Pantani, Copolillo, Potenzana, le medaglie d'oro di Los Angeles, c'è stato tutto il mondo qua in Calabria, per cui abbiamo dato un certo impulso al ciclismo. Ora speriamo di raccogliere tutti i frutti.